Bentornati a Vera Mattina. Sempre più difficile per le donne crearsi delle opportunità, specie a fronte di 2 anni di pandemia. Ne parliamo quest'oggi con Marialina Vitturini, che è presidente della Commissione Pari Opportunità nella Regione Marche, e la dottoressa Maria Antonietta Lupi, che è vicepresidente della stessa commissione. Entrambe impegnate nell'organizzare, in vista proprio della giornata dell'8 marzo, degli eventi che possano fungere da input, no? Input valido proprio per dare nuove opportunità alle donne, sensibilizzare su questo tema anche il mondo dell'imprenditoria, Presidente. Allora, a che cosa state pensando, che cosa state organizzando? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Si apre questo mese di marzo, che è un mese molto importante per le donne, per così dire, proprio perché l'8 marzo ricorre la giornata internazionale della donna, con tutti i suoi valori e l'importanza che può avere. Noi abbiamo pensato di aprire con una serie di manifestazioni che possano in qualche modo quindi di parlare di donne, lavoro e di pandemia, quindi che includa un po' tutto quello che riguarda anche questo periodo storico che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Il 7 marzo apriremo con una conferenza stampa che sarà fatta nel Palazzo del Consiglio regionale, con una mostra che darà proprio il via a questo mese, a una mostra di 8 artisti locali che parlerà proprio di donne, quindi saranno sculture ed opere che parleranno proprio di donne in particolare. Si intitola L'altra metà del cielo, è organizzata da un artista, Massimiliano Petrini, che è tanto tempo, diciamo, che è impegnato su questo fronte delle donne e già aveva, diciamo, proposto una mostra nel comune di Lapedona, un comune locale. E daremo il via con questo. Contestualmente partirà, quindi faremo la campagna pubblicitaria di una campagna di sensibilizzazione che è pronta già dallo scorso anno, che è una campagna che vede impegnati dei giovani ragazzi che si sono contraddistinti per vari meriti, e tra questi alcuni nomi noti e altri meno noti, quindi ci sono sportivi, ex ballerini, cantanti che lavoreranno proprio a favore della parità di genere e delle discriminazioni in generale. Alcuni nomi voglio dirli perché magari conosciuti anche da Vera TV, c'è ad esempio l'ex ballerino di Ballando con le stelle, che è Ivan Cottini, un giovanissimo molto impegnato proprio in questo campo, perché purtroppo affetto da 7 anni da sclerosi multipla, ma nonostante la malattia lotta sempre a favore di questi temi, proprio parlando, diciamo, ai giovani e a tutti e spiegando che in realtà nonostante la malattia, cioè, bisogna non discriminare queste persone, ma cercare di far sì che appunto vengano accolte e meglio possibile. Quindi partiremo, insomma, in tal senso. Stiamo vedendo delle immagini riferite alla pandemia che ha costituito, oltre ad un davvero un effetto disastroso per tutta l'umanità, anche un freno ulteriore, no, dottoressa Lupi, alle donne e quindi soprattutto alla sfera lavorativa delle donne. Tante di loro sono entrate in smart working, si sono dovute dividere tra famiglia, lavoro, casa, insomma è stato un periodo sicuramente molto difficile, fortunatamente ne stiamo pian piano uscendo, no? Sì, speriamo appunto di essere ormai alla fine. Devo dire che in questi 2 anni abbiamo avuto una grandissima crisi appunto lavorativa che ha visto in particolare interessate le donne. Al 90% di quelle che hanno perso il lavoro sono appunto le donne, perché nella maggior parte dei casi l'ambito lavorativo dove si sono appunto avute le maggiori crisi è stato quello del settore turistico alberghiero, della ristorazione, dove capiamo benissimo che sono moltissime percentualmente le donne impegnate. E quindi le donne hanno avuto un grossissimo stop a quello che è il loro lavoro. Anche a livello più alto, che non sia appunto nel terziario, ma anche a livello imprenditoriale, appunto anche grandi aziende che avevano appunto visto le donne come imprenditrici, che bene avevano tanto appunto lavorato e bene, hanno avuto spesso delle crisi temporanee a cui molte volte non hanno potuto rispondere, e quindi anche lì è stata dovuta chiudere una bella fetta di aziende e di imprese, anche queste appunto spesso in mano a donne. E quello che noi vogliamo dire è che
l'insegnamento di questi momenti di pandemia deve essere portato alle giovani generazioni, e quello che noi diciamo appunto alle giovani è che si devono impegnare a fare con lo studio una scelta di facoltà che nei prossimi 25 anni siano quelle che più di tutti procureranno del lavoro. Quindi le ragazze dovranno superare gli stereotipi che in genere le accompagnano da sempre, di non essere cioè particolarmente pronte per le materie scientifiche, quindi le famose materie STEM, le scienze, l'ingegneria, la tecnologia e la matematica. Perché su queste proprio si fonderà il lavoro del futuro. Al 75% dei casi nei prossimi 25 anni le offerte di lavoro saranno su queste. E noi avremo appunto l'obbligo di indirizzare le ragazze verso queste materie. Già molte facoltà che hanno appunto tentato una lotta agli stereotipi di genere stanno veramente andando molto bene nelle materie scientifiche. In qualcuna si è già avuto il sorpasso delle ragazze rispetto ai ragazzi. E queste appunto sono, noi lo sappiamo, le ragazze studiano di più, si laureano prima, hanno maggiori voti, però il problema poi diventa quando entrano nel mondo del lavoro, in cui hanno problemi. Pensiamo tra l'altro proprio alla medicina, no? Si parla di questa profonda carenza di personale medico, e quindi anche su questo andrebbero indirizzate le ragazze, a parte il fatto che parliamo di una professione nobile, importantissima, e lo abbiamo capito ancora di più in pandemia, ma poi c'è una reale necessità, insomma, diciamoci la verità. In questo fortunatamente già le ragazze hanno fatto appunto il sorpasso, in medicina sono di più, e appunto finché si parla di università, ripeto, si laureano prima e con voti maggiori e sono anche numericamente di più. Il problema è poi quando invece si tratta di affrontare la carriera, e anche in università già questo 70% di donne che si laureano rispetto ai maschi diventano nei dottorandi il 51, e successivamente sempre di più nelle cariche appunto di professore di ruolo, associato professore di ruolo, e nelle cariche appunto apicali, questo famoso soffitto di cristallo non si riesce assolutamente a sfondare. Beh, poi a volte anche la maternità può essere, brava, una battuta di arresto. Assolutamente. Perché, ricordiamo, insomma, gli studi universitari di medicina durano parecchio, poi c'è la specializzazione, poi si entra al lavoro, insomma è un percorso abbastanza lungo. Pensate che all'università La Sapienza, che, di cui io intervisterò la rettrice oggi in serata, ha fatto una stanza rosa per le studentesse per allattare i bambini, per tenere i bambini, per quelle che hanno già appunto i bimbi, e almeno se li tengono durante le ore di studio e possono essere aiutate appunto. E queste politiche di conciliazione sono sicuramente il punto focale su cui ci dovremo assolutamente perché poi fanno dedicare bene, ma soprattutto all'utenza, sì, nel momento in cui sì si riesca a se garantire una presenza. Se posso intervenire su questo, certo, il problema di tutto nasce proprio dalla conciliazione dei tempi proprio di vita e di lavoro. Proprio per questo, diciamo, l'istituzione, come anche la nostra commissione, deve insistere su questi temi, perché non ci sono sufficienti, diciamo, supporti per le donne, proprio per gli step naturali che dicevamo debbono appunto incontrare, che sono quelli della maternità, del matrimonio, poi della maternità. Abbiamo visto proprio che nel periodo pandemico c'è stato un calo, proprio le donne si sono licenziate volontariamente, perché coloro che hanno i figli fino, e poi diciamo che questo incremento demografico non è neanche così enorme, certo, però non ci sono i giusti aiuti, non ci sono i giusti aiuti, e quindi le donne sono costrette naturalmente a licenziarsi. Quest'anno 35.000 donne si sono licenziate proprio per questo motivo, e molte non volontariamente ma per motivi contingenti proprio scelgono il part time. Ecco che di conseguenza c'è anche il gap nella retribuzione, quindi le donne generalmente prendono il 15% in meno proprio a livello retributivo. E questo fa sì quindi che siano meno forti nei confronti degli uomini. Quindi bisogna attuare delle politiche, diciamo, delle azioni positive, ma in ogni campo, come diceva prima la mia collega, per far sì che le donne, cioè, non debbano essere costrette a fare una scelta, diciamo, di vita tra la vita lavorativa, diciamo, e la maternità. Questo è assurdo. Anzi, sulla maternità molte rimandano, dottoressa Lupi, e poi si arriva a 40 anni per essersi dedicate alla carriera a non poter nemmeno più sperare
entrare nella maternità, perché poi diventa sempre più difficile, no? Certo, ecco un po'. Il problema appunto è che la fertilità si riduce andando avanti negli anni, se non vogliamo poi parlare delle evenienze drammatiche di avere dei feti con sindromi che chiaramente di tipo Down, che aumentano appunto col passare degli anni della la vecchiaia, fra virgolette, degli ovuli della donna. E quindi ecco anche questo, all'interno di aziende anche importanti, l'allontanamento per anche 6 mesi di una donna che aveva ambizioni di carriera, come ritengo tutte le donne dotate di buona volontà, di intelligenza e di voglia di lavorare abbiano proprio questa possibilità e questa necessità anche di essere stimolate, quando ritornano da questi 6 mesi in genere non trovano più il posto che avevano occupato e soprattutto si trovano la carriera tagliata appunto, impedita di crescere in alto, perché sono arrivate altri a prendere il loro posto per 6 mesi in cui loro si sono dovute allontanare per la maternità. Presidente, prima l'ho interrotta. Sì, no, volevo portare un piccolo esempio proprio sul fatto che molte volte le donne si trovano di fronte a questa famosa scelta, proprio perché ieri ho partecipato ad Ancona allo stadio Paolinelli alla finale di Coppa Marche di calcio femminile. Mm-hmm. E ogni mondo quindi ci interessa, come anche quello dello sport e delle donne. Ad esempio un fattore importante, cioè proprio quindi vediamo questo gap, le ragazze calciatrici sono delle dilettanti, cioè non sono considerate ancora delle professioniste, quindi a livello retributivo soffrono perché vanno, per così dire, a firmare delle scritture private piuttosto che dei contratti di lavoro, percepiscono meno, non hanno quindi la giusta copertura pensionistica, i giusti congedi parentali, la maternità, l'allattamento e così via. E molte professioniste, appunto come le calciatrici o le pallavoliste, che abbiamo visto che la nazionale anche italiana quest'anno ha riportato dei successi, delle medaglie d'oro, quindi non hanno la giusta retribuzione, cioè è quindi la legislazione che ancora non è arrivata a dire che la donna è uguale all'uomo, purtroppo, quindi mancano, per così dire, i giusti aiuti. E quindi c'è ancora molto da lavorare, nonostante le tante legislazioni, eccetera. La cosa che fa ben pensare però è una, che quest'anno con l'obiettivo 5 dei 17 obiettivi che si sono proposti le Nazioni Unite di arrivare, viene molto investito nella parità di genere, quindi sia il Recovery Fund che il PNR hanno investito anche a livello economico moltissimi fondi per fare progetti e per parlare proprio di parità di genere, per far sì, per reintrodurre quindi tante donne al lavoro. Noi come Commissione Pari Opportunità quotidianamente abbiamo proprio richieste e telefonate di donne che ci chiedono se ci sono fondi per l'imprenditoria femminile, per poter quindi ripartire anche per chi ha attività, per poter reinserirsi al lavoro. Insomma, c'è una grande voglia da parte delle donne, perché come diceva la vicepresidente, le donne sono, non per dire per discriminare gli uomini, ma sono davvero capaci, studiano di più, ma sono proprio le condizioni della società che non le mettono, oppure anche i tabù, i pregiudizi, perché come diceva le STEM, se ne parla tanto di queste STEM, c'è stato un bellissimo convegno e ho partecipato nonostante fossi in Covid, quindi da casa, organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale, interessantissimo, che sta molto spingendo su queste materie che sono, per così dire, di retaggio maschile, quindi STEM sta, come ha detto, per scienza, ingegneria, matematica, che culturalmente sembrerebbero delle materie che devono studiare di più gli uomini. Ma perché le donne, cioè era la domanda, non si approcciano a queste materie? Da uno studio che è stato fatto all'Istat, le donne stesse dicono, cioè loro stesse, e questo non è positivo, dicono ma perché, come facciamo poi noi a fare questi lavori più impegnativi, che poi sono considerati anche maschili, perché quando si presenta un ingegnere donna o un ingegnere uomo in un'azienda, molto spesso purtroppo viene scelto l'uomo per i motivi che dicevamo. Ecco, infatti io vorrei, se possibile, farvi tornare su una notizia. A colloquio rivela sono incinta e il datore di lavoro la assume comunque. E lei dice, si chiama Federica, vorrei che il mio caso servisse da esempio per altre aziende. C'è anche da dire, dottoressa Lupi, che si spera che lo Stato metta le aziende sempre di più nella condizione di poter garantire, no, una continuità alle donne.
donne attraverso risorse, perché questo è importante, specie per le piccole e medie imprese. Però questo è un esempio emblematico che può essere sicuramente una notizia, no, da cui ripartire. Eh sì, anche perché siamo ancora abituati, ricordiamo benissimo, perché cose di recentissime, ricordiamo le dimissioni in bianco che si facevano firmare alle operaie, alle impiegate appena assunte in alcune aziende per presentarle poi, appunto, già firmate in precedenza al momento in cui queste rimanevano incinte, le famose dimissioni in bianco. E questo devo dire che è un orrore, un che appunto è orribile. Sì, un orrore. E questo imprenditore che ha assunto la giovane, appunto, pur sapendo che era incinta, è stata molto anche carina lei a dirlo. E noi sappiamo, io dico sempre questo, in 40 anni di professione ospedaliera ho avuto tantissime volte chiaramente bisogno di personale, e al momento in cui arrivava una donna, e io ero felicissima anche perché nel Servizio Sanitario Nazionale c'è il 70% tra medici e infermieri che sono donne, quindi io ho avuto moltissime donne come collaboratrici. Bene, quando arrivava una donna, e io ero assolutamente felicissima, ma a volte è successo che si mettesse in gravidanza, e allora le colleghe erano le prime a dire: ma adesso noi cominciamo ad avere problemi di nuovo perché lei va in gravidanza. E io dicevo: ma ragazze, senza di noi che facciamo i figli, l'umanità non andrebbe avanti. Abbiamo 6 mesi, 8 mesi, un anno, in tutta una vita lavorativa in cui abbiamo l'obbligo di stare dietro una gravidanza, magari a rischio, dietro un bambino appena nato, che poi viene lasciato anche tranquillamente quando uno appunto ha adesso politica di conciliazione, prima erano i nonni. E quindi il problema è questo: se noi dobbiamo andare avanti come umanità, abbiamo bisogno di qualcuno che partorisca questi figli. E allora, brava, e sono, ecco, visto un'ecografia, e bisogna fare appunto una scelta che qualcuno deve farli, deve pur farli questi figli. E non deve essere una malattia o una iattura per l'ente che ha la donna che si sta per partorire. Né per la donna stessa. Né per la donna stessa, perché la donna broccata la carriera e invisa alle colleghe, ai colleghi, agli imprenditori. Ma proprio non esiste questo discorso. Certo, c'è da dire che un attimo di attenzione va fatto all'abuso di queste possibilità che noi abbiamo, appunto, per le donne in gravidanza, in maternità e durante appunto i primi anni di vita del figlio. Non abusiamone. Io sono la prima appunto a ringraziare le ragazze che si sacrificano lasciando appunto i bimbi alle babysitter, alle nonne, ad altre persone, perché oltretutto sappiamo che per ogni donna assunta c'è un PIL che si alza, perché gira l'economia intorno, certo, a una donna che è no, gravida. Proprio per questo, perché le donne che vanno a lavorare generano lavoro automaticamente, sì, perché la donna che ha i figli, quindi chiama la babysitter, chiama la cuoca, chiama la donna delle pulizie, automaticamente fa aumentare il PIL, come diceva, perché dà lavoro ad altre donne. Quindi una società che sta bene, sana, è quella dove anche le donne lavorano naturalmente, quindi non pesano sulla società. Ma qui parte tutto, cioè questo problema sarebbe risolvibile in maniera facilissima, come dicevi prima, ma devono crederci le politiche sociali, quindi i governi. Per fortuna sono state prese in considerazione, dicevo, quindi sempre di più c'è questa voglia proprio di risolverle, quindi c'è questo obiettivo proprio che abbiamo da qui al 2020, siamo già al 22, quindi al 2026, di poter avere, diciamo, una parità di gap di assunzione tra uomini e donne. Poi dicevo, dovremmo accorciare il divario, perché tra il lavoro pubblico e quello privato c'è un grosso gap, perché diciamoci la verità, nel pubblico ormai sono tantissime donne, perché la donna studia di più, quindi punta ad entrare nel pubblico, e lì ormai ci sono tutte le coperture assistenziali possibili e immaginabili, quindi tutti i congedi parentali, le situazioni pensionistiche,
le coperture di allattamento e così via, mentre purtroppo nel privato non è ancora così. Quindi non è tanto retaggio culturale dell'imprenditore che ha paura di assumere la donna perché poi si trova nella situazione, ma deve essere proprio lo Stato a mettere in una condizione tale l'imprenditore che non ha più paura, per così dire, di assumere anche donne. Anche perché in riferimento al calo demografico, se passa il messaggio che la maternità appunto è un'aiatura, è normale che la donna nella propria voglia di autodeterminarsi dica no, adesso aspetto, e quindi insomma la gravidanza la si lascia da una parte, si sceglie giustamente anche la carriera perché ognuno ha il diritto di autodeterminarsi e di essere indipendente, e poi a scapito ovviamente del calo demografico appunto, no, che continua. E poi se posso un circolo vizioso, perché la donna che lavora ha la libertà economica, anche più libertà diciamo di difendersi dalle quelle situazioni di cui va bene parliamo tanto, però abbiamo visto anche nel periodo pandemico c'è stato purtroppo questo problema, no, della convivenza magari col partner con cui non si andava d'accordo, quindi l'aumento della violenza diciamo in casa e così via. Se una donna è autonoma, quindi ha anche la possibilità di gestire i figli, non ha paura, naturalmente quindi la libertà economica genera anche la libertà mentale e quindi non c'è la soggezione ad un'eventuale violenza che può nascere insomma nelle mura familiari. Allora, noi dobbiamo chiudere. Io ringrazio Marialina Vitturini e Maria Antonietta Lupi, presidente e vicepresidente della Commissione Pari Opportunità Marche. Ricordiamo questa serie di incontri, no, che ci sarà l'8 marzo, solo in quello, fase di delibera, mi sembra state definendo. Lo dobbiamo deliberare domani, ma l'8 marzo ci sarà un evento molto interessante, Donne, Lavoro e Pandemia, all'Hotel Royal di Lido di Fermo, dove abbiamo messo insieme quindi delle imprenditrici, le istituzioni e persone che parleranno appunto di lavoro per tentare di risolvere questo problema e reinserire proprio le donne che hanno perso lavoro. Grazie ad entrambe per essere state con noi e buon lavoro a tutte le componenti della Commissione Pari Opportunità. Noi chiudiamo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci.